Salve, siamo qui a Cervinara, a casa del dottore Franco Cioffi. Abbiamo realizzato con la SIMAC un impianto fotovoltaico 13 kW nel dicembre del 2010 e siamo venuti a trovare il cliente per raccogliere la sua testimonianza riguardo dell'impianto. Dottore, allora, quali sono i problemi che lei riscontrava prima di conoscere la nostra azienda? Soprattutto il periodo invernale era una bolletta abbastanza salata. Quale soluzione avete provato a cercare prima di conoscere il nostro servizio? Ma prima di conoscere la SIMAC non mi ero proprio interessato, perché oltretutto quale soluzione ci poteva essere se non quella un impianto di produzione di proprietà? Conosciuto la SIMAC realizzammo l'impianto fotovoltaico di 10 kW. Cosa la spinge a contattarci? La possibilità di abbattere il costo della bolletta elettrica. Qual è stata la sua impressione riguardo la SIMAC? SIMAC è una società seria, precisa, sempre disponibile e soprattutto poi competente. Insomma, a volte qualsiasi cosa, anche per telefono, otteniamo sempre le risposte giuste. Dottore, adesso siamo a dicembre 2017, oramai sono compiuti 7 anni dell'impianto. Sì. Cosa vuol dire? È rientrato con l'investimento? Come è andata questa esperienza con l'impianto solo fotovoltaico? L'impianto fotovoltaico credo di essere rientrato tra l'energia elettrica risparmiata, quella ceduta alla rete, l'incentivo pagato dallo Stato, credo di... Dottore, quest'anno a maggio abbiamo parlato della batteria e finalmente l'abbiamo installata. Cosa ci può raccontare riguardo di questa esperienza che ha, adesso siamo a dicembre, con la batteria già funzionante qui da voi? Beh, in effetti proprio l'altro giorno è arrivata la bolletta relativa agli ultimi 2 mesi, c'è calata moltissimo. Perché abbiamo insieme ragionato sull'energia che mettavate in rete? L'energia immessa in rete viene pagata dall'Enel a pochi centesimi. Quindi non è che viene fatto uno scambio alla pari, per cui immagazzinare l'energia per utilizzarla nei momenti, nelle ore in cui non si produce, economicamente è conveniente. Okay. Ecco, questa è la batteria, è composta di più moduli sovrapposti, la quale attraverso un sistema di scambio automatico immette energia in rete o sulla linea di casa a seconda delle esigenze. Da come abbiamo visto insieme, dottore, prima che ci prestavamo a venire qui vicino alla batteria, abbiamo visto che attualmente, da quando è in funzione la batteria, siete autonomo addirittura all'82%, quindi qualcosa di straordinario. Sì, se siete d'accordo con me. Il vantaggio c'è. Ci saprebbe indicare 3 caratteristiche più le hanno colpite della SIMAC? La competenza, la precisione, quando riguarda il rispetto degli impegni assunti. Consiglierebbe la nostra azienda ad amici o colleghi, e perché? Se ho ritenuto di servirmi di questa società, di questa azienda, è perché l'ho valutata positivamente, quindi senz'altro la proporrei ad amici, conoscenti. Benissimo, grazie dottore. Sapendo di non fare brutta figura.